Zero gol in due partite, un paradosso per le squadre del maestro Zeman che, in quanto a gonfiare la rete, non hanno rivali. Eppure quello che è capitato al Pescara, che in 180 minuti ha rimediato un solo punto, nonostante una quantità industriale di occasioni create. L'Arachiri contro il Pineto, poi il risultato ad occhiali al cospetto della Vispesaro, complici errori sotto porta, arbitraggio tutt'altro che casalingo e squadra avversaria che ha messo, come sentirete dal mister, due pullman davanti alla porta. Sono incazzato con i miei, direi che a parte arbitro che non ha indovinato sempre tutto, c'è pure la squadra avversaria che mettere due pullman, una volta si metteva una, ci viene difficile. Ci abbiamo provato, ripeto, a parte i primi 20 minuti che ci avevano regalato giocando troppo lenti, poi la squadra ha cercato di costruire, di fare, anche costruito qualche cosa, purtroppo quella cosa importante di chiudere con gol non c'è riuscita. E forse è meglio anche così, perché se facciamo gol loro si devono aprire, bisogna vedere poi che succede. Sullo sfondo una settimana, la prossima da vivere tutta ad un fiato, con tre gare in 7 giorni. Domenica la trasferta a Lucca, poi 2 match casalinghi, prima mercoledì la capolista Torres, poi domenica 29 ottobre l'area canatese. 3 partite che possono far svoltare la stagione e riportare i biancoazzurri in corsa per il primato.